Calotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Primo tempo di EAM contro la Cantera, 4-0 il risultato, ma molto sfortunati i ragazzi in maglia blu. Andiamo da Alessandro Pastore. Pastore, vieni qua, la meriti tu questo primo tempo, troppo sfortunato. Loro sono nettamente più forti di noi, perché comunque stanno bene in difesa, tengono le posizioni tutti quanti. Però anche la fortuna non vi aiuta. Vabbè, anche loro però hanno avuto molte occasioni. Speriamo che almeno riusciamo a pareggiare, anche se la vedo. Con quale tattica in questo secondo tempo? Basta che girano il pallone, perché o buttano tutta la palla avanti oppure piano gol. Bisogna giocare a palla e arrivare in porto. In bocca al lupo per il secondo tempo. Previ. Andiamo da un altro protagonista, Barbati. Enzo, 4-0 per voi, avversari un po' sfortunati, tra i quattro pali. No, stiamo giocando una buona partita. Gli avversari sì, hanno preso 5 errori in 5 minuti, perché appena ci fermiamo si sente. Boh, speriamo che continuiamo a fare bene, perché questa è una partita, per ora sta andando bene. 4-0. Mi piace, no, stiamo giocando bene soprattutto al centrocampo, basta che non ci dobbiamo fermare, perché appena ci fermiamo ci fanno male. Ok, in bocca al lupo per il secondo tempo. Dopo partita tra la Cantera e EAM, finita 10-1 per gli EAM, siamo con il migliore in campo Zona Giovanni e con il migliore dei suoi Pastore Alessandro. Pastore, oggi è stata una brutta partita da parte vostra, anche un po' sfortunata, nel primo tempo avete colpito ben 3 traverse. Ma la sfortuna non sono 10 gol, la sfortuna è un pallo, una traversa, ma 10 gol vuol dire che la squadra non funziona. Quindi vabbè, sicuramente è la seconda partita che facciamo insieme, perché comunque non è mai stata provata questa squadra. Però è un merito tutto quanto loro, noi comunque abbiamo fatto una partita neanche sufficiente. Comunque ho visto oggi molta... Cioè avete preso i primi 3 gol subito, avete subito mollato. Sì. Come mai? Perché non c'è gruppo. Non essendoci gruppo non c'è neanche quella voglia di andare avanti. Quindi dopo i 3 gol uno si arrende subito. Anche se non sono d'accordo con questo, però dopo parleremo anche di questo, sono spogliato. Comunque le ambizioni di questa Cantera, comunque si dà 3 punti. zero. Però da poco è iniziato il torneo, l'importante è comunque divertirci fino alla fine. Ma loro sicuramente andranno molto più avanti di noi, spero che non li raggiungiamo, però l'importante è giocare un bel torneo. Vabbè, in bocca al lupo, ci vediamo alla prossima. Buona fortuna. Siamo qui con il migliore in campo Zona Giovanni, autore di una grande prova, hai dettato i tempi alla tua squadra oggi. Quindi posso dire che comunque ho visto pure l'altra la partita scorsa e secondo me si sentiva molto la tua mancanza al centrocampo. Grazie. Cosa ne pensi di questa partita? Buona prestazione di tutta la squadra, solo il primo tempo, il secondo ci siamo calati, forse anche il risultato, che stavamo di 6-7 gol da sopra. Forse un po' di egoismo nel finale. Sì, tutti volevano segnare, specialmente il capitano, ma questa è una cosa che glielo dirò nello spogliatoio. Poi per il resto cerchiamo di fare un buon torneo e di arrivare fino alla fine, come sempre. Quindi l'ambizione è comunque di vincerlo? Vincerlo perlomeno, arrivare alla fine, poi ci giochiamo tutto fino alla individuali, fine. Ambizioni individuali? Spero di vincere di nuovo il miglior centrocampista come l'anno scorso, se non va qualcosa con la squadra. Ok, vogliamo fare una dedica per questa grandissima prestazione? A Francesco Marigliano, che è infortunato, speriamo di recuperarlo. Grazie. Presto. In bocca al lupo, ci vediamo alla prossima. Previ. Ciao ragazzi. Bello, ciao.